Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, un tutorial relativo a come si vende su Zalando. Ebbene, anche Zalando è un e-commerce, un marketplace che si sta sviluppando in maniera notevole in questo periodo qui. Se magari voi non lo conoscete, provate a chiederlo alle vostre fidanzate, alle vostre mogli, alle vostre madri e chiedetevi dove comprano i vestiti. Sì, li comprano all'interno di Zalando. È un marketplace nato nel 2008, un marketplace tedesco che si è sviluppato in tutta Europa, che genera all'incirca 10 miliardi di fatturato, poco più di 10 miliardi di fatturato. Ed è molto interessante per chi per l'appunto produce o per esempio rivende vestiti. All'interno infatti è un marketplace focalizzato dove ci sono grandi possibilità per queste persone. Infatti se noi andiamo sulla classifica Casaleggio Associati relative alla lista dei 100 e-commerce più grandi d'Italia, possiamo notare, come potete vedere, che Zalando si occupa l'11° posto, con poco più di 4 milioni di visitatori unici al mese. Per un settore così, tra virgolette, piccolo, focalizzato, può essere molto interessante da prendere in considerazione. Bene ragazzi, lascio la parola a Paolo, per l'appunto, il nostro esperto per quanto riguarda la vendita su Zalando. Grazie Mattia. Allora, mi presento, sono Paolo Passerini e sono uno dei soci di Marketplace Generation, agenzia verticale nel mondo marketplace che supporta e aiuta i brand a vendere i propri prodotti sui canali marketplace. Oggi andremo a vedere quello che è Zalando, che sostanzialmente è uno dei marketplace più importanti al mondo nel mercato fashion. Possiamo vedere che solamente Zalando Germania è il 18° sito di vendita fashion più visitato al mondo. È in enorme crescita e quindi oggi andremo a fare una panoramica generale su quello che è Zalando e tutti quelli che sono i processi per poi arrivare alla vendita diretta su Zalando. Noi come agenzia ci appoggiamo a diverse tecnologie che ci permettono poi di andare a aiutare appunto le aziende a vendere sui marketplace e ci appoggiamo a dei broker, li chiamiamo, come può essere Channel Engine, Tradebyte, Lengo, Channel Advisor, che sostanzialmente fanno da intermediario tra quelli che sono i dati dei prodotti e quelli che poi sono i vari marketplace europei. Principalmente, quindi Amazon, Zalando, Yux, eBay, eccetera. In questo caso appunto approfondiremo quello che è Zalando. Un dato molto interessante è quello che il 20% dei prodotti è costituito solamente da calzature, mentre quella che è, diciamo, la seconda categoria è quella degli accessori, mentre i vestiti occupano solo quello che è l'11% del totale. E qui possiamo vedere poi quella che è la distribuzione generale di tutte le varie sottocategorie del mondo fashion. Per vendere su Zalando ci sono principalmente tre modelli di vendita che si dividono in vendita wholesale, partner program, quella poi di appoggiarsi a un partner specializzato. Per quanto riguarda la vendita wholesale è molto semplice, è un po' un modello che abbiamo già visto con l'Amazon Vendor. Sostanzialmente Zalando acquista direttamente i prodotti dell'azienda e poi si occupa Zalando della distribuzione e della vendita diretta. Per quanto riguarda invece quello che è il Partner Program, che è, diciamo, il programma poi più utilizzato dalle aziende, possiamo fare un parallelismo legato a quello che è l'Amazon Seller, quindi il canale di vendita diretto, ovvero dove l'azienda vende direttamente i prodotti su Zalando, in questo caso con la possibilità anche di appoggiarsi a quella che è la logistica di Zalando. Sempre, diciamo, un modello che possiamo poi appaggiare alla logistica FBA di Amazon. Il terzo modello di vendita è quello di affidarsi a un partner specializzato, ovvero un distributore che ha aperto già il proprio canale di vendita diretto su Zalando, e in modo tale che, diciamo, l'azienda, appoggiandosi a questo partner, può anche in questo caso vendere proprio direttamente su Zalando in tutta Europa. Un altro modello che non è, diciamo, paragonabile a quelli di prima si chiama Connected Retail. Sostanzialmente è un programma specifico per chi ha un negozio fisico e ha, diciamo, diversi brand conosciuti come rivendita, e sostanzialmente Zalando permette di collegare gli EAN, che vende il commerciante, alle pagine prodotto direttamente su Zalando. Quindi si collega alle pagine già presenti su Zalando e sostanzialmente in base al prezzo, in base alla performance del venditore, Zalando gestisce quella che poi è la buy box. Per quanto riguarda invece gli strumenti di advertising che mette a disposizione Zalando, si dividono in ZMS AD Manager, Zalando Marketing Service, ZMS Insight per, diciamo, la parte più analitica, ZMS Creative più per la parte di creazione delle creatività da utilizzare come campagne marketing, e Collabary by ZMS, che è una piattaforma specifica che riesce a mettere in contatto gli influencer ai venditori diretti. Diciamo quella che più utilizzata appunto è la prima, che è ZMS AD Manager,
che riprende un po' quello che è la struttura che ha Amazon, è un po' più semplice, diciamo, non è elaborata e non ci sono tutti i tipi di campagne che poi si possono creare su Amazon, però permette comunque di fare delle targetizzazioni a livello pubblicitario un po' più specifiche e per nicchie di mercato. Banalmente, se tu hai quel modello di scarpe specifico, puoi, diciamo, selezionare quelli che sono i tuoi competitor e andare a targetizzare direttamente loro, in modo tale da comparire quando un cliente finale che sta acquistando quella di scarpe magari sulla pagina di un competitor e vede apparire poi quella che è la tua sponsorizzata. Mentre per quanto riguarda Zalando Marketing Service, è uno strumento direttamente fornito da Zalando che permette di supportare i brand e i partner nella presentazione e pubblicazione diretta dei propri prodotti. E anche questo permette di avere accesso ai dati dei tuoi clienti in modo tale che tu riesci a creare delle campagne specifiche per quel determinato tipo di target clienti. Per quanto riguarda invece la logistica di Zalando, che si chiama ZFS, anche questo è un modello molto simile, come anticipato prima, ad Amazon FBA. Zalando appunto mette a disposizione la logistica in modo tale che un venditore, in questo caso deve essere partner program, quindi deve avere i suoi marchi, si appoggia alla logistica di Zalando, invia la merce nei centri logistici di Zalando e poi è Zalando che si occupa di quella che è tutta la parte di stoccaggio, spedizione, gestione reso, pagamento e anche customer service, in modo tale che uno che decide di appoggiarsi alla logistica di Zalando non deve più pensare a nulla se non a quello che è poi la sponsorizzazione dei prodotti e cercare poi di farli posizionare nel miglior modo su Zalando, quindi anche facendo molta attenzione a quelle che sono la parte grafica, fotografica e di descrizione del prodotto in modo tale da cercare di limitare quelli che poi sono i resi, no? Quindi cercare di spiegare il prodotto e fornire quante più informazioni possibili senza poi essere dispersivi, in modo tale da limitare i resi, che è uno dei lati negativi delle aziende che vendono su Zalando, perché abbiamo una percentuale di resi può arrivare anche al 60%, in quanto Zalando fa molto leva sul fatto che hai 100 giorni entro cui puoi fare il reso gratuito e essendo poi Zalando legato al mondo fashion, quindi all'abbigliamento, alle scarpe, le persone acquistano merce su Zalando, la provano, magari acquistano anche più taglie, provano le diverse taglie e poi fanno il reso delle taglie che non andavano bene. Ecco, e quindi questo è uno dei problemi che va saputo gestire, perché ovviamente soprattutto quando fai tutta la parte logistica internamente devi essere strutturato in un certo modo. Anche appunto, come detto, la logistica di Zalando fa questa parte qui, lì è fondamentale invece controllare che poi la merce rientri nel miglior modo, perché ovviamente le persone che acquistano online il reso spesso purtroppo non lo fanno nel miglior modo, magari non la fanno ritornare con l'imballaggio originale e anche lì chiaramente se non si sta attenti si rischia di avere un'alta percentuale di resi in più con prodotti danneggiati che non puoi andare a rivendere come nuovi. Quindi questa era, diciamo, una panoramica generale sui vari macro argomenti per la vendita su Zalando. Adesso andiamo all'interno di un account di vendita Zalando Partner Program. Adesso questa è la home page dove abbiamo un riepilogo delle vendite, qua in questo caso negli ultimi 7 giorni. Possiamo andare a vederle entro 30 giorni, 6 mesi, diciamo è molto, diciamo, personalizzabile. E qua abbiamo le vendite per country, in questo caso vediamo che la Germania è dove vende di più questa azienda. Poi abbiamo la Polonia, il Belgio, Francia e a seguire Olanda e Svezia. Le categorie più vendute, quindi in questo caso abbiamo la parte di pantaloni, giacche, pullover e a seguire gli altri, e qui invece i best seller proprio specifici, quindi per articolo. Qua abbiamo l'inventario, quindi banalmente abbiamo tutta la lista di prodotti. Noi come importazione ci appoggiamo, come accennato prima, a dei tool esterni, quindi non andiamo a caricare i prodotti direttamente su Zalando, ma li facciamo passare da questo broker. Nella sezione ordini invece possiamo vedere tutti quelli che sono gli ordini divisi poi per paese e per valuta, e qui infatti si vede che la gestione è tutta in logistica di Zalando. La parte di analytics, questa è una delle cose più importanti, in modo tale da vedere sia le performance di vendita per paese, in questo caso negli ultimi 7 giorni, sia i dati sui clienti, le performance per articolo, i dati specifici per i resi e quant'altro. Quindi questa consigliamo di approfondire il più possibile, perché si riescono a estrapolare davvero delle informazioni importanti per poi andare a fare delle strategie
livello pubblicitario. Appunto, a livello pubblicitario, la sezione marketing, come ho accennato prima, si possono andare a poi creare diverse campagne in base poi a quella che è la categoria del prodotto, in base a poi quelle che sono delle parole chiavi specifiche. E l'ultimo punto è quello della logistica, fulfillment Zalando. Qua abbiamo praticamente diviso per giorno quello che è, diciamo, lo stato dei prodotti. Sostanzialmente qui abbiamo la lista degli EAN, il magazzino in cui è immagazzinato quel prodotto, e la quantità disponibile, in modo tale da avere sempre chiaro dove ogni prodotto è stoccato. È importante questo perché è anche un dato di tracciabilità, in modo tale da sapere esattamente dove e quanti prodotti sono immagazzinati. In questa sezione invece sostanzialmente è legata alla merce che è stata ricevuta, in modo tale da capire se è stata ricevuta tutta. Diciamo, qui non abbiamo dati, in quanto le spedizioni, qua abbiamo gli ultimi 7 giorni, vediamo l'ultimo mese, perché ovviamente noi non facciamo spedizioni ogni 7 giorni, esatto, qua possiamo vedere la quantità inviata e gli EAN dove sono stati inviati, ecco. In questo caso a Erfurt, e qui la data di ricevimento della merce. In questa sezione invece è specifica per la merce che Zalando ci fa tornare a noi, perché ovviamente della merce legata ai resi poi noi la facciamo rientrare a quelli che sono i centri logistici dell'azienda, in modo tale da poterla verificare e poi andare a chiedere un rimborso se chiaramente c'è una discrepanza importante, perché purtroppo è già accaduto che la discrepanza fosse molto elevata. Chiaramente questo è un danno importante poi all'azienda che va a vendere direttamente. E l'ultima sezione è quella di liquidation, ovvero legata a una parte di prodotti danneggiata, per cui Zalando va a eliminare quelli che sono i prodotti, ovviamente sempre sotto il nostro consenso, ecco. Anche questo, diciamo, è molto simile a quello che è Amazon, dove c'è una parte di distruzione dove puoi decidere se far entrare il prodotto oppure se, diciamo, liquidarlo e mandarlo in distruzione. Con questo concludiamo un po' quella che è la panoramica su Zalando. Potremmo poi, fateci sapere nei commenti se volete degli approfondimenti e su quale argomento, in modo tale che noi poi possiamo fare un episodio specifico per quell'argomento e andarlo ad approfondire maggiormente. Inoltre, ovviamente, vi ricordo di lasciare un bel like e commento, e fondamentale la condivisione. Naturalmente, se avete delle domande, lasciatecele nei commenti, in modo tale da potervi rispondere. E adesso lascio la parola a Mattia. Grazie Paolo per aver spiegato in maniera dettagliata quello che è la vendita per appunto all'interno di Zalando. E ragazzi, voi iscrivetevi a questo canale, mi raccomando, cliccate like, condividete questo video con gli amici, scrivete sotto se vi è piaciuto, se volete per esempio altri video come questi, tutorial specifici su Zalando. Bene, per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video ragazzi. A presto, ciao!